Ciao Marco, ciao Riccardo, buonasera a tutti. Vi ringrazio per l'invito e mi scuso per non essere lì con voi, ma purtroppo allo scino si comanda e quindi sono a sciare allo stelvio e non sono riuscito a raggiungervi. Mi faceva piacere essere lì perché parlare di storia del mio sport, del nostro sport nell'Appennino e della storia di un grande atleta come Leonardo. Mi avrebbe fatto molto piacere. Un atleta che valdostano del gruppo sportivo Esercito, come me, io ormai ho 18 anni che vesti i colori dell'Esercito e ne vado sicuramente fiero. Come sappiamo, un atleta da una carriera purtroppo molto breve, finita in tragedia, ma in cui aveva dimostrato di essere non solo un campione, ma un campionissimo. E quindi mi avrebbe sicuramente fatto piacere essere lì con voi, approfondire la sua storia, parlare di questo libro che ha scritto Riccardo e cui faccio i complimenti perché meritava un libro, meritava di essere raccontato. Sicuramente Leonardo meritava tutto questo. E quindi mi scuso ancora per non essere lì, ma vi auguro una buona serata e sono sicuro che sarà interessante. Io personalmente non vedo l'ora di leggere questo libro. Vi mando i saluti dallo Stelvio, come vi dicevo, non sono potuto venire via, ma sapete, l'anno olimpico e gli obiettivi sono grandi, sono importanti. Ci saranno le Olimpiadi di febbraio e io le sto preparando al massimo perché ci terrei a chiudere in bellezza la mia avventura e quindi si passa per lo sci estivo. Per lo Stelvio, per altri ghiacciai, insomma, come sapete, la preparazione è lunga per un obiettivo corto, però l'obiettivo è quello che ti permette di dare il meglio, di crederci, di sognare, quindi io sono ancora qua che ci credo e ce la metto tutta. Quindi vi porto un grande saluto dallo Stelvio, dalle piste da sci, al mio amato Pennino, a tutti voi di Pieve Pelago e ancora grazie a Riccardo, ancora grazie a Marco. E spero di vedersi presto sulle piste. Intanto, sicuramente buona serata. A presto. Ciao.